che dovrebbe trattare il forum della PA. Il rinnovo del contratto, ministro Madia, i lavoratori del pubblico impiego hanno il contratto bloccato dal 2009 e il governo di cui lei fa parte, con il documento di economia e finanza che avete inviato a Bruxelles, il contratto lo blocca fino al 2020. 11 anni di blocco contrattuale sono assolutamente inaccettabili. Ebbene, non ci venite a dire che gli 80 euro che avete dato anche ai dipendenti pubblici e che prenderanno soltanto il 10-15% dei dipendenti pubblici, non ci venite a dire che quello è il rinnovo del contratto. I dipendenti pubblici, i lavoratori del pubblico impiego aspettano un loro diritto, e cioè che il contratto sia rinnovato. La seconda versione riguarda il precariato, ci sono 250.000 lavoratori del precario nella pubblica amministrazione. Ebbene, il governo di cui lei fa parte non sta attuando nessun piano di stabilizzazione, nessun progetto, nessun programma di stabilizzazione dei lavoratori precari. Lei ci dice che vuole attuare la staffetta generazionale, ma come attuare questa staffetta generazionale se non abrogate innanzitutto la riforma Fornero? Partite da lì, partite dalla questione di rimettere mano alla previdenza di questo paese, perché in futuro i giovani che sono qui in sala avranno una pensione da fame col sistema contributivo, e quindi bisogna rimettere mano al sistema pensionistico per assicurare in futuro una pensione dignitosa in questo paese. Allora si incominci da queste cose essenziali. Parliamo di servizi. Abbiamo letto i 44 punti della famosa lettera pubblicata sul sito del Ministero. Ebbene, in quei 44 punti non vediamo alcun sviluppo della pubblica amministrazione, nessun investimento sui servizi pubblici. Anzi, presentate nuovi tagli alla spesa, presentate proposte di demansionamento dei lavoratori pubblici, di mobilità obbligatoria coatta. Ebbene, non è questo il modo di far funzionare la pubblica amministrazione. Però prima di avere a cuore, come i governi passati, avete a cuore soltanto i bilanci, far tornare i conti. E quindi non state facendo alcuna rivoluzione, perché la rivoluzione vera sarebbe quella di farla funzionare la pubblica amministrazione, sarebbe quella di investire nel pubblico e nei servizi pubblici. Ebbene, su questi temi, l'Unione dei Sindacati di Base, chiamerà il 19 giugno tutti i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego a scioperare e a manifestare in tutta Italia. Noi la aspettiamo, Ministro, la aspettiamo a un dibattito pubblico sulla riforma sui 44 punti. Scelga lei il luogo, la data. Noi la aspettiamo perché siamo capaci di entrare uno per uno in tutti i 44 punti della riforma. Ringraziamo di questa ospitalità che riteniamo ci sia dovuta, perché, come dicevamo all'inizio, questa è anche casa nostra, è la casa dei lavoratori, è la casa di chi lavora tutti i giorni all'interno della pubblica amministrazione. Auguriamo a tutti buon lavoro, ma soprattutto buon lavoro veramente nell'interesse dei cittadini e di chi lavora nella pubblica amministrazione. Vi sfidiamo, ripeto ancora una volta, sugli argomenti e non sulle chiacchiere e sulle promesse. Quando vuole, Ministro, ci chiami, ci mandi una mail e noi saremo pronti a confrontarci con lei come vuole. Grazie. Grazie. Grazie per una civile espressione del proprio pensiero. E quindi, diamo ora la parola al settore tardi. Nicoletta Fusco è la vincitrice più giovane del quinto concorso per la categoria dirigenziale della Scuola Nazionale di Amministrazione Pubblica, e intendo la parola.